fuori i padroni dalle nostre vite. Addirittura. E la pecora che cazzo le gestisce? Stiamo per fare un viaggio, ma un viaggio, ma di quelli proprio che mi sento molto osservato. Questi qua sono due obelischi. Ah, gli obelischi. E poi questi qua sono una variante. Okay? Ok. E qui lì dietro c'è un Vesuvio. Come possiamo vedere, un triangolo va giù e uno va su. Per gli opposti, no? Ecco, oggi la pecora mi si lamenta che il mondo di oggi è quello che è, insomma, il passato, come vediamo. Il mondo era abbastanza, questo è un castello, diciamo, il pecorame veniva preso e prigionato, diciamo, e quindi oggi queste cose non ce le abbiamo più perché oggi non veniamo chiusi. Però questo era il mondo una volta e possiamo dire che le cose sono cambiate e adesso è molto meglio. Prego. Eh sì, questi qua dettagliano il pisello che lo fanno proprio a fettine. Se tu vuoi fare fette grosse usi quello grosso, invece questo ometto qua. E qui diciamo dove i detenuti venivano, c'era anche un pozzo qua. Facevano l'ora d'aria. O d'aria l'oria. Sì, esattamente. Allora qui vediamo la zombificazione del napoletano, diciamo, della pecora napoletana. Dice Dio messo insieme al calcio. Morti totali. E non finisce qui, cioè praticamente qui ogni strada proprio tutti in festa per il calcio. Anche se sono stati tutti belli inchiappettati col succo magico, però sono in festa. Allora ragazzi, un'altra tour immancabile a Napoli è questo tour dove questi minatori, questa pecora qua adesso tutta in fila scendono per, non so, per ammalarsi qua sottoterra, non so. Messa in queste cavità dove ci troviamo, tutte collegate, e quindi passava sotto tutta Napoli. Fiore, dobbiamo immaginare che si tratta di gallerie realizzate dalla mano dell'uomo a partire da circa 2400 anni fa. Scavi finalizzati in primo luogo a reperire materiale da costruzione dal sottosuolo. Questo materiale si chiama tufo giallo napoletano ed è presente in tutta Napoli. È un materiale vulcanico, frutto dell'attività della caldera dei Campi Flegrei. In secondo luogo, il sottosuolo per la nostra città è stato anche un acquedotto. Niente riprese. Allora ragazzi, per me la Napoli sotterranea è una cagata pazzesca. Personaggi principali. Ecco, diciamo, fra i tour che si fanno di Napoli di solito, tutte le pecore vengono in questo posto che si chiama Santa Chiara, dove ci sono queste cazzo di mattonelle così, costa 6 euro. 6 euro ti vedi un po' di alberelli un po' ordinari e te levano 6 euro a testa per niente proprio. Un po' di mapponelle così, un po' di minchiate di rettili qua. Ecco, questo è il poveraccio che lavora, che rende bello questo posto di giardiniere. E i rettili si prendono tutti i soldi. Si prendono 6 euro a testa per vedere queste minchiate. Tutto bello. A lui gli danno un cazzo. Ecco un po' di pecore che hanno pagato 6 euro. Passano. Allora, questo è un bar, diciamo, e qui vediamo come le pecore vengono bombardate con il router con due antennine in testa. Qui ci sono le pecore che prendono il caffè tutti i giorni. Che bello.
The T-Virus! The tranny is here again! Ed è molto profonda questa cosa. Cioè dovete essere dei cinesi, degli ingranaggi in questa Matrix. L'io, che magari può essere un cervello che comanda la sua vita, eccetera, eccetera, non va bene, perché consumeresti troppo, saresti troppo, andresti in una direzione che la grande macchina non vuole. Infatti la macchina vuole i noi, non l'io. Vuole gli schiavi senza cervello. Qui ci troviamo in un'isola ferocissima che si chiama Procida. Benvenuti a Procida. Qui siamo in una chiesa, i porci ancora non levano queste scritte. Mantenere la distanza, mette un dito al culo, eccetera, eccetera, segui le indicazioni. Però stella 8 punto, sti porci, gli altri retti, gli altri papa qua. Volevamo pure un'offerta, la merda. Sti zozzi, qui stanno tutti i papi, con l'ultimo, il mitico, Bercoglione. Che bello. Porci schifosi. Allora, in questo murales, ovviamente ordinato dal comune dei rettili, ci sono un po' di simboli così a caso, e poi c'è questa pecora qua che gli si dice che se muove la testa così avanti e indietro può volare. Ricoglionito, cioè, dice qua: keep moving your head so that your entire body floats through the air. Cazzo, non prego. Questi sono consigli utilissimi. La testa vuota poi. Ma meno male ci sono loro qua, ragazzi. Dove sono? Loro sì, hanno capito tutto. Salva la scienza. God save the science. Allora, questo è come mi sento anch'io. A cosa serve parlare? Non c'ho grandangolare qua, quindi devo fare così. Quando nessuno ha i miei occhi. God save the science, a sto punto è una presa per il culo. Dio salvi la scienza, che la scienza ormai sta diventando il nuovo Dio, no? Qui abbiamo Ischia, Procida, e qui ci sta Capra, e qui ci sta Surrend, e qui ci sta Vesuvio. Ci troviamo qui nel Vesuvio, ci sono tanti schiavi qua, il quadro di tappo fuori. Ma stai registrando? Adesso. Dai, parlano. Niente, quello che vediamo là, il Sorrento, eccetera, eccetera, capre, eccetera, eccetera, e qui a proposito di capre, ci sono delle capre che sono salite fino a quassù, sento delle capre, e niente, questo è il Vesuvio che fra poco esploderà, e la faremo finire. Noi siamo qui in questo rifugio antiatomico, con tanto di calore, camping gas, made in Italy, c'è scritto qua, eccetera, eccetera. Abbiamo sporcato, ha sporcato un po' il camera, purtroppo, perché è una perra. Quindi volevo semplicemente dire due cose che non sono riuscito a dire ieri. Praticamente un po' di consigli su Procida. Procida. Secondo me
consiglio di prendere o di affittare una bici, qualcosa, una macchina per girarla. Ma sì, un bel posto, ma un po' troppo trafficato, eccetera, eccetera. A Napoli, Napoli è un casino, gente schifosissimo l'aria, perché tutti col motorino nelle vigliette, schifoso. Però tutto sommato è una bella città, cioè, magari da vedere per qualche giorno, ma non per starci, ovviamente, secondo me. Una cosa particolare di Napoli è che la gente è super zombie, basta vedete le riprese che ho fatto, tutti col calcio, eccetera, eccetera. E niente, da adesso in poi diciamo che ci sarà un po' meno città e più natura, a partire da questa botta qua che sarà particolare, Vesuvio. Vesuvio, 50 euro per due persone per salire fino a qua, bellissimo. La strada per salire, perché partiamo dal livello del mare e arriviamo fino a 1200, sarebbe la punta qua, quindi qua saremo forse a 1100, quindi il bus, tante tornate, eccetera, eccetera. Quindi questo, non mi ti avvicinare troppo perché sono spaventato la gente. E quindi, no, sto scherzando, come cazzo. E quindi, Procida, quindi Procida. Amore, tu ti senti di dare qualche consiglio di Procida, no? No, lei non si sente di dare. Quindi, quello che si consiglia, diciamo, di queste cose che ho visto, magari forse qualcun altro vorrà fare la stessa cosa, è questo, questo che ho detto, insomma. Adesso ci aspetto a quella costa che vedete lì, la costa amalfitana, da domani in poi, e anche Capri, Capra, e poi Positano, che sta dietro queste montagne qua. E niente, quando torno, inquadro il soggetto, quando torno, siccome non c'avrò un cazzo da fare, mi metto a giocare con Emidio e Mindhunter e questa gettaglia qua. Magari farò video di risposta, eccetera, ma per il momento siamo da Dio, bro. Adesso mangio un pistacchio. Arrivederci, a domani. Salut. Amore, sta registrando adesso. Mi sa che non ha registrato un cazzo. C'era. Cosa c'è? No, no, vado a dar fastidio a questo gabbiano, ci vediamo fra poco. Questo è uno smart bench smart bench che dice che ti dà un po' di onde wifi in testa sui coglioni. Ecco, tu hai cliccato adesso cosa? No, spiega. Hub sta per le mani con smalto molto frocissimo, sono di una pecora che si chiama Vivi, che mi sta dando un calcio adesso con le spalle. Questo è lo smart bench, ragazzi, qui possiamo sentire musica, non lo so, audio mode, che cazzo fa? Insomma, questi sono i retti che ci rendono la vita sempre più bella. Questo è lo smart bench, proprio a Sorrento, con i tuoi soldi. Con il quale si potrebbe erogare, ma no, continua. No, ecco, noi stavamo discutendo appunto prima che il lavoro nero ovviamente è visto male, perché non dai una fetta del tuo lavoro al rettile che non fa un cazzo, ovviamente. Pensavo che stavo guardando la signora, invece niente, questo quadro, capiamo se noi due dopo quello che abbiamo detto prima, eccetera. E qui c'è il sindaco, avvocato. Vabbè,
Comunque, il tutto per il bene della la stella che è il comunismo, poi, eh? Cioè la stella, per Dio, diciamo, la bandiera albanese, quando era in comunismo, la doppia, l'aquila con due teste, aveva la stella, no? La stella. Poi, dopo gli anni 90, che è caduto il comunismo, invece qui da voi il comunismo non è mai caduto, la stella sarebbe il comunismo. Ma di che stiamo parlando? Vediamo il coat of arms di Sorrento, la solita corona del rettile con 5 rombi. 5 rombi. Li studieremo. Capito? Lotta alla contraffazione ed all'abusivismo commerciale, capito? Perché in questo modo la pecora si mette i soldi in tasca e... però non va bene così, devi dare un po' al sistema, se no sei una pecora che non contribuisce. Dove sta il coso là? Questo cane qua si chiama Igor Sibaldi. Ecco, è entrato nella mia camera, porca. Guarda che cazzo è entrato, incredibile. Oh, ciao. Aia. Non riprendere però. Guarda com'è contento Igor. Ha trovato una pecorella. Guarda come scodizzo. Qui invece abbiamo una pecora veramente dura, l'esercito, zombie americani. Questa è la bandiera americanska e lui è un duro, è venuto dall'America con la moto, sarà un frociazzo sicuramente, super vacinculato. Ma lui ha i teschi ovunque. Bags and shoes? Hai intenzione di comprare qualche bags and shoes? Dice sì con la testa. Questa è l'unica cosa naturale del viaggio, purtroppo. Ecco, sto dicendo sì con la telecamera. L'unica cosa naturale del viaggio è ovviamente, siccome qui il tracciato si divide in due, vediamo. Lei, siccome essendo una pecorella e non una capra come me, ha detto no, non ce la faccio. La posso capire che è un po' ripidino, diciamo, è un po' senza il corrimano. E lei ha voluto il corrimano, il pezzo del corrimano. Fa vedere come sono fatti i tracciati. Col corrimano tutto fino in alto. E ci sarebbe una chiesetta. E quindi ho detto, va bene, andiamo col tracciato semplice. Dopo due minuti si è stancata e ha detto, torniamo indietro. Sta solo in alto. Ma vuol dire che viene brutto tempo o no? È un mistero. Cioè, oggetto in primo piano e tutto il resto sfocato. Guarda, faccio il fiore un'altra volta. Allora, fiore tutto sfocato dietro, fiore tutto a fuoco. Lo vedi? Sembra un cuore. Guarda. Vedi com'è cremoso dietro? Per il futuro che sentore ha lei? Ritornerà questa roba? Io penso di no, perché è stata non debellata, ma è stata tranquillizzata, quindi si è scoperto da cos'è e quindi la mantengono tranquilla. Certamente che i soggetti a rischio ancora si muore. Chi è a rischio? Ma il rischio è nella testa purtroppo. No, io ho tante persone medici, tante persone, cioè mia nipote che è ricercatrice. Non di queste cose qua. Ma sì, ma sa quanti dottori. È un virus, ragazzi, è un virus che ha colpito tutto il mondo. Sì, ma sa quanti dottori dicono che è una cazzata perché la teoria dei germi non è vera, quindi è tutto un po'. E beh, ci sono correnti di pensiero. Però io ti dico, dai, ho fatto 3 vaccini e non l'ho preso. Ecco. Dimmi quelle che vuoi tu. Ma io ne ho fatti 0 e non l'ho preso. Ok, meglio per te. Io ne ho fatti 3 e non l'ho preso. E quindi ne faccio pure il quarto, se no. Fermati.
tanta acqua fresca, tanti vignette d'acqua fresca con lo zucchero dentro, quindi è buono. Al napoletano ogni fa ragazzi, io sono come voi, un onore, però l'ho fatto perché non lo so, stando con i clienti, stando così, altro non mi è successo niente, non ho preso niente. Vabbè, ma ha visto pure che altra gente che non se l'è fatta non gli è successo niente, quindi non si ricrede un po'. Una percentuale molto bassa di chi l'ha fatto e di chi non l'ha fatto, Ma dicono che siano stati dati dei palliativi, non dei vaccini, a tante persone. Non lo so. Chissà che. No? Non diceva so, neanche sta roba? Ma no, quello non sappiamo. Io so dire perché. Non sono un medico, no? Conosce qualcuno che dopo che gli ha dato problemi? Dopo che l'ha preso? Positano non c'è stato nessun caso di ospedale, nessuno. Qualcuno è rimasto a casa, ha avuto qualche problemino di respirazione, però aveva già qualche problema sotto. Positano 300 anni fa, al quartiero di Parlati, fecero la peste, cioè morirono quasi tutta la popolazione. La peste è un batterio come il Covid, un batterio come tutti. 300 anni fa? Sì. Non si curava, si moriva. C'è scritto nei libri, si vede già solo di Positano. Ma sai che facevano questi? Questi vaccinavano la gente si ammazzava. No, non c'era il vaccino prima, non c'era niente. Si è scoperto dopo che hanno la peste, 300 anni, sono morti tutti. Lo chiamano il quartiere morto. E in quella zona hanno fatto il cimitero. Va a capire te che esatto, è vero, ma va a capire se è vero o non è vero, quella è la cosa. Io non lo so, io non sono perché un professore. Però è scritto nei libri di Positano, nella storia. Chi ha scritto il sistema che ci vuole morti? Questo hanno scritto 150 anni fa nei libri di Positano, non penso a ieri. Prima del Covid, non era delle parte del Covid, hanno scritto con libri vecchi. Sì, non libri ma questa gente ha spinto quest'idea che noi ci possiamo ammazzare semplicemente respirando, parlando, da molti anni che spingono sta roba. E quindi con i film, con la cultura, tutti i dottori che cercavano di dirgli che guarda che noi non ci attacchiamo ai virus, è una cazzata, li hanno fatto fuori. Cioè non puoi capire che guerra che è stata da sempre. E hanno scritto anche la storia come volevano loro anche. Sicuramente. Quindi ce la sta molto attenti a minchiare. Io faccio sempre un 50-50, perché nessuno ha ragione, nessuno ha torto. Sì, ma il problema è che il mio 50 non mi permette di essere libero. Quando c'è stato il lockdown vince l'altro 50, capito? Che crede in questa minchiata. E perché vince quell'altro 50 secondo te? Perché c'ha l'arma. Non c'ha l'arma. Vabbè, tu dici per soldi, ma solo questo è benvenuti a Pompei con una guida d'eccezione, Marcello Angela, per voi, scopriremo adesso insieme tutte le meraviglie, i segreti di Pompei. Andiamo! Benvenuti a Pompei, ragazzi. Questo è il tempio di Iside, Isis, la dice lunga, insomma. E qui ci sono queste pietre che uno non capisce mai come cazzo facevano a camminare, guarda, uno si ammazza, prende una storta, i cavalli, le carrozze, come cazzo facevano? Si vede che in questi gap qua c'era qualcos'altro, non lo so, ma che io non vedo come cazzo la posso. Comunque, siete in compagnia di Marcello Angela e adesso vi spiego tutto io quello che c'è da sapere su Pompei. Tutto ha preso una storta effettivamente. Ecco, qui dice, qui ci sono un po' di pecore di tutte le razze, etnie, eccetera, eccetera, molto intelligente. E qui queste sono le ecco, guarda, queste qua sono, diciamo, le quando tu devi passare da un lato all'altro del marciapiede, praticamente queste erano le strisce pedonali da allora, perché siccome qui passava il piscio, la merda, diciamo, l'acqua, eccetera. E qui tu potevi fare come the frog, ecco, come fa questa pecora. Qui vediamo del pecorame che va a così in gruppo, perché hanno bisogno della guida. E niente, non c'è bisogno della guida, la guida ce l'avete, possiamo interpretare le cose a modo nostro. Ovviamente, anche perché le guide ripetono minchiate che gli hanno detto altri, quindi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Interpretiamo anche noi.
Ecco, interpretiamo questa qua. Questa qua è una villa di un rettile, vero? Villa di un rettile dove sgozzava un po' di bambini per prendere la adrenocromo. Ecco, qui ci sono le pecore con gli ombrelli. Un secondo che sta parlando Marcello Angelo, che hanno paura del sole e si coprono con l'ombrello. Ecco, qui ci troviamo nella gelateria vesuviana, no, gelateria pompeiana, che si chiama Casa di Antonio Placidus, e qui c'erano vari gusti, c'era cannella, c'era mozzarella e pistacchio. Sentite il suono? Uno sta facendo la prova del suono. Capito? Ecco perché Pink Floyd hanno suonato qui. E anche questa cosa del suono perfetto, ovviamente, anche se qui c'erano scontri gladiatorici, di pecore che si ammazzavano per i rettili che guardavano, comunque anche il rettile voleva sentire con audio Dolby Digital 5.1. mentre la clavicola saltava, la testa saltava, non so, schizzi di sangue, ci doveva essere il suono perfetto. E qui a quanto pare hanno suonato i Pink, se non sbaglio loro stavano tipo così qua. Io pensavo che mi stavano chiamando. Io pensavo che questa cosa qua di Pink Floyd non sapeva nessuno qua. Invece se tu vedi qua all'interno dell'anfiteatro è proprio tutto tappezzato di minchiate dei Pink Floyd. Quindi è una roba che... Infatti anche quando venivamo qua col treno tutti parlavano di Pink Floyd. Cioè, io pensavo di essere quello che... minchia, una cosa di nicchia. Invece i Pink Floyd sono super... Ci sono altre pecore. Adesso vediamo le minchiate, i cartelli, cose di Pink Floyd. Ecco, qui vediamo un po' di... cose così dei Pink qua, un po' di, c'erano anche foto che non avevo mai visto, questa loro nel 71, qui sono frames così del loro famoso video, ma c'erano anche foto che non avevo mai visto, è significativo questo simbolo qua. Molto interessante. Gli scavi bisogna... Questo? Qui vediamo le macchine del rettile, è una pecora che fa le foto al rettilame. Abbiamo una Jaguar E-Type, abbiamo una Alfa Romeo, je ne sais quoi. E qui abbiamo altri rettili, diciamo, di tutti i tipi, che si godono la gloria delle pecore che sbavano qui intorno. Allora, qui abbiamo la strada totalmente chiusa alle pecore perché i rettili devono passare con le loro gloriose macchine. C'è tutta un'organizzazione incredibile qua, ragazzi. Qui vediamo anche un ottagono nel logo. Purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di trovarlo mai aperto, questo museo dell'orgoglio italiano.
Sarebbe stato veramente divertente. Magari metto qualche foto su internet. Minchiate, ci saranno qua dentro. Siete inutili. Ragazzi, Capri pure ha vinto la battaglia col coglione. Capri è senza cogliona, dice qua. Venite. Beh, ma Capri è pieno di storia, ragazzi, a livello di nuovo ordine mondiale. Vladimir Lenin dimorò qui, capito? Il rettile dove dimorò. Ci troviamo a Villa Jovis, dove il rettile Tiberio con i suoi schiavi viveva da Vascià, qua sopra la montagna dell'isola. E qui c'è Isis, volevo dire la Madonna. Vediamo un attimo la spiegazione di questa. Allora, io la vedo così, questa luna, satanismo, poi le svastiche, il simbolo del sole alla fine, tutte e due questi, poi alla fine anche questo. Insomma, però possiamo dire tutte le religioni in uno. Questo è un architetto, c'è un rettile ovviamente che c'ha sta villa, e il sole in mezzo, quindi è come se ci dicono che Lucifero ha creato tutte queste religioni, sia l'ateismo, sia il satanismo, sia le religioni, e in mezzo forse lui dice di unire tutte le religioni in uno, che è quello che faranno poi, tra l'altro. Qui vediamo i detenuti che entrano nella nave per ritornare via da Capri. E questa è una palma di Capri. Le pecore, non so cosa ci faccio io qua, ma va bene, accettiamo anche questo. Questo è Capri, sembra stare nelle Alpi, rocce altissime, mare azzurrissimo e pecore a manetta, tante pecore soprattutto americane, tutte fasciculate, immagino, quindi le vedo come se fossero dei cani. Ecco, è uscito un po' di sole, adesso faccio vedere i miei capelli lunghi. Questa è la vista, un po' di pecore. Non guardate le pecore, guardate me, cazzo. Poi fra poco il rettile ci chiude in lockdown e tutto questo. Ora per il momento godiamoci questa roba. Ecco, vediamoci questa roba. Beh, questa è una villa, la chiamano villa L'Isis, che poi non è L'apostrofo Isis, ma è L'Isis, sarà una detta, un detto così in latino. Ci hanno chiesto 1,5 euro per entrare qua a testa. Noi abbiamo detto che non potevamo comprarlo online, perché si poteva comprare solo online, e loro si sono impietositi e ci hanno fatto entrare qua. Bah, però ci hanno fatto entrare solo nel terrazzo qua, quindi c'è molto da vedere. Immagino qua sotto ci siano un po' di resti di scheletri di bambini che i rettili mangiavano, non so, roba del genere. Che carino! Modello anni 80? Guardate che mostruosità! Cioè, parte un tronco qua, parte un tronco qua e si connette a quest'altro, incredibile! Mai visto una, pure qua, parte un tronco e si collega, incredibile! Questi qua sono i fedelissimi della Madonna. Processione, il giovedì santo, tutti incappucciati stile KKK, qui c'è un incappucciato, c'ha la Madonna in braccio, un incappucciato c'ha Gesù in braccio.
roba da brividi.